stiamo preparandoci per questa grande manifestazione in cui la città, e vedo già alcuni confaloni dei sindaci e i sindaci dei comuni vicinori, perché tutti sappiamo questo dramma dell'ospedale, quindi è una manifestazione di amore e di buona volontà da parte di tutti. Speriamo che questo nostro desiderio, che questo ospedale che serve agli ammalati e serve purtroppo a tutti noi, non debba essere distrutto con tutto il nostro lavoro. Tutto qua e grazie. Anche noi dell'Associazione Movimento Giovani con Futuro siamo qui all'ospedale, presso l'ospedale di Fondi, per questa fiaccolata in favore dell'ospedale. Anche i giovani di Fondi si sono mossi, si sono adoperati insieme a tutta la città e a tutti i cittadini dei paesi limitrofi. Anche noi vogliamo far sentire la nostra voce. L'ospedale è un bene di tutti, la sanità è un bene di tutti, e quindi dobbiamo impegnarci anche noi per la tutela della salute e per l'ospedale, come hanno fatto 40 anni fa i nostri genitori, i nostri nonni. Grazie a loro anche noi ora abbiamo l'ospedale, e vogliamo adoperarci anche noi per fare in modo che anche i nostri figli hanno il diritto alla salute che abbiamo avuto noi. Siamo tutti qui per portare avanti questa manifestazione sentita da tutta la popolazione per evitare che questo nostro ospedale, che è una risorsa così importante non solo per Fondi ma anche per i paesi limitrofi, ecco, per evitare che questo ospedale venga chiuso, perché se le cose vanno avanti così, con questa mancanza di personale, con questa conseguente disorganizzazione, con la mancanza di tutti quei servizi essenziali che sono indispensabili per un ospedale, se continua così rischiamo la chiusura, e questo veramente sarebbe una grande perdita per tutti noi. Ecco perché siamo qui con la speranza che questo moto popolare spinga le persone competenti e le persone che hanno il potere di sistemare questa questione a fare tutto il possibile perché questo ospedale continui sempre meglio a funzionare. Ma siamo tantissime persone già qui davanti all'ospedale, a dimostrazione che questo popolo, questa comunità sente proprio l'ospedale e farà qualsiasi cosa pur di mantenere un servizio ospedaliero degno di questo nome. Il sindaco De Meo insieme agli altri sindaci sono qui per darci forza, per supportarci. Noi dobbiamo supportare loro, abbiamo una proposta seria che serve a tutelare la salute. La salute è di tutta una comunità, non soltanto della città di Fondi, serve a tutelare questo comprensorio. Questo ospedale è importante soprattutto per com'è composta geograficamente questo comprensorio, i comuni di Fondi, Sperlonga, Lenola, Monte San Biagio, Campo di Mele. Faremo quanto nelle nostre possibilità, nelle nostre forze, da amministratori, da singoli cittadini, per poter permettere a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti di poter avere un ospedale, una struttura sanitaria che sia degna di tutelare la salute di questo comprensorio. Ah, certamente siamo qua per il nostro interesse a difendere questa struttura, perché la nostra è un'associazione di malati di reni, quindi Associazione Nazionale Trapiantata di Reni, quindi malati di reni, e abbiamo molto bisogno. Per noi è preziosa questa struttura per eseguire poi tutti i vari screening e esami del sangue, ecografie, TAC e quant'altro serve per la messa in lista del trapianto, e non solo, anche per le cure dei dializzati. Ecco, siamo qui, la nostra presenza è per questo. Salve a tutti.
penso sia un momento molto importante di responsabilità civica della popolazione del comprensorio in riferimento al grave problema dell'ospedale di Fondi. E noi speriamo che la partecipazione, che anche il tempo regga bene, sia compatta, sia numerosa. È un segno, ecco, un segno di interessamento, di corresponsabilità, e ci auguriamo che questa manifestazione possa produrre i frutti che tutti desideriamo. L'associazione di Lions di Fondi solidale per addirittura tenere ancora l'ospedale e ampliarlo. Io ricordo che ero studente di medicina quando cominciarono le prime strutture per l'ospedale. Sono passati 50 anni e tanti sacrifici, tante speranze, tanto impegno non possono essere così all'improvviso soppresse con un colpo di spugna, senza così, per una politica sanitaria che attualmente è deficitaria. Non solo deficitaria, è fallimentare. Il Lions Fondi è pienamente solidale e dà tutto l'appoggio e l'impegno per quanto riguarda la causa per il mantenimento del nostro ospedale. Anche l'Avis è presente ovviamente a questa manifestazione per sollecitare una maggiore attenzione verso il nostro ospedale, per sapere effettivamente qual è il destino, e nella speranza ovviamente di riuscire a far capire l'importanza per tutta la popolazione del nostro ospedale, che ha secoli di vita. Siamo qui in attesa che parta questa fiaccolata pacifica e molto civile di protesta nei confronti di chi vorrebbe che l'ospedale di Fondi, il San Giovanni di Dio che vedete alle mie spalle, debba essere declassato. Questo non è possibile, perché l'ospedale di Fondi è un ospedale che serve a un distretto molto, molto vasto, di comuni molto vasto, quindi assolutissimamente, anzi, andrebbe potenziato in una visualità molto, molto più in un'ottica diversa, in un'ottica di miglioramento del servizio e non di deterioramento. Quindi ecco, tra poco questa fiaccolata prenderà il via, e dopo aver attraversato le strade della città si riunirà tutta la popolazione con in testa il sindaco e tutte le autorità e l'arcivescovo di Gaeta, che ha voluto essere con noi, per poter celebrare una messa che sia di buon auspicio, e vengano ascoltate le nostre dimostranze, le nostre preghiere, perché l'ospedale di Fondi non venga toccato. È una cosa che veramente ci tocca molto da vicino, e già abbiamo avuto modo di fare battaglie di questo genere all'inizio degli anni 70, e grazie a Dio, grazie all'impegno di tutti i cittadini e delle autorità, siamo riusciti nel nostro intento, e speriamo bene anche adesso. Ripeto, è una manifestazione civile, di grande impegno cittadino, e speriamo di essere ascoltati. Grazie. Siamo qui per manifestare insieme a tutta la cittadinanza insieme ai cittadini degli altri paesi limitrofi come l'Enola, Campo di Mele, Monte San Biagio e Sperlonga, perché ci siano delle risposte chiare sulla situazione dell'ospedale di Fondi. Noi riteniamo che sia un bene per le eccellenze che vi sono, che non possa andare perduto, e quindi manifesteremo in modo pacifico, in modo civile, perché si possa giungere a una conclusione positiva su questo stato di cose. Siamo qui a difesa dell'ospedale civile di Fondi, abbiamo ritenuto di partecipare a questa iniziativa perché riteniamo che per il territorio questa istituzione sia di fondamentale importanza, quindi la vogliamo condividere, la difesa, con tutte le istituzioni politiche presenti, affinché sia monito a chi sta al di sopra di noi, in particolare modo alla Regione Lazio, sia monito per istituire nuovi servizi e fare in modo che viva nel modo migliore possibile. Sì, la città di Fondi ha risposto benissimo, non solo Fondi, anche l'Enola, Campo di Mele,
ho visto personalmente i sindaci, gli assessori del comprensorio che hanno dato manforte alla nostra protesta. L'auspicio è che questa nostra iniziativa, l'iniziativa di tutti, del comitato per l'ospedale, raggiunga diciamo, i piani alti dei vertici regionali. Oggi grande occasione per la comunità dei comuni di Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, Lenole e Campo di Mele per dare ancora una volta un segnale importante per far sì che il nostro ospedale insieme al presidio Centro Tutto possa essere considerato dalle istituzioni regionali. Riteniamo che questa fiaccolata promossa dal Comitato Pro Ospedale e dalla Fondazione San Giovanni di Dio sia una di quelle tante occasioni dove le comunità possono dimostrare in maniera pacifica di voler rivendicare una proposta legittima di un territorio. Il Consiglio Comunale ha deliberato un ordine del giorno all'unanimità, credo che quella sia la base di partenza su cui poter far ragionare le istituzioni tutti. La grandissima, stragrande partecipazione di tutti i cittadini a corsi numerosi dà proprio l'idea di quanto questa comunità voglia poter sostenere fortemente questa proposta che intendiamo confrontare immediatamente, appena ci sarà data la possibilità, con il neo direttore generale della ASL. Anche la nostra comunità è presente qui a questa manifestazione di fondi con una partecipazione di un nutrito numero di cittadini a sostenere questa giusta causa della permanenza di tutti i servizi nell'ospedale di Fondi. Speriamo che Madre Regione sia sensibile alle istanze dei cittadini del territorio e che tutto finisca nel modo migliore per mantenere quella qualità di servizi sanitari che abbiamo sempre avuto sul nostro territorio. Molto importante per quanto riguarda tutto il comprensorio e tutti i sindaci del comprensorio partecipare a questa manifestazione, perché è un punto di ritrovo, ma l'ospedale di Fondi deve rimanere come un punto di incontro di tutti quanti, sia per soddisfare tutte le esigenze della cittadinanza, ma anche per far sì che esso è stato sempre un punto di eccellenza di tutto il comprensorio e di tutta la Regione Lazio, ma deve continuare a rimanere come punto di eccellenza di tutta la Regione Lazio. Noi facciamo un appello a quello che è il presidente Zingaretti affinché faccia sì che questa struttura rimanga in modo efficiente ed efficace. Un appello a tutte le forze politiche affinché si uniscono per raggiungere questo risultato utile per tutta la collettività. Grazie. Ringrazio gli amici di Fondi per aver organizzato questa manifestazione. Io, tra le altre cose, sono pure operatore nel presidio centro. Sono convinto che il presidio centro va solo riorganizzato, ma non corre nessun pericolo, perché abbiamo i numeri per far valere le nostre richieste. Sono qua in qualità di medico precario per l'ospedale di Fondi. La cosa essenziale è garantire la sanità ai cittadini e rimodulare la spesa sanitaria a livello regionale. Quindi c'è una denuncia forte. E questo auguriamoci che serva a sensibilizzare la giunta regionale, i dirigenti, i consiglieri e il presidente Zingaretti per farsi carico di un problema. Sarebbe la sconfitta e la dequalificazione dell'ospedale di Fondi. Quindi auguriamoci che questo movimento dia, come dire, risposta a delle istanze che sono a cuore dei cittadini, dei professionisti, dei pazienti e dei familiari che vengono qui a curarsi. Ben volentieri partecipo a questa manifestazione pro ospedale come cittadino di Fondi e quindi consapevoli dell'importanza della presenza sul territorio di questo nostro nosocomio. Mi auguro solo che tutte queste manifestazioni, queste altre fatte che saranno fatte, veramente portino il frutto sperato a far sì che chi ha il potere di legiferare in questo senso possa far sì che l'ospedale rimanga qui a Fondi, dove è nato e dove da anni svolge un preziosissimo compito per Fondi città e per tutto il comprensorio. In questa manifestazione la Fondazione San Giovanni di Dio non poteva essere che presente, che il nosocomio che noi ci vediamo, che io vedo alle spalle, è stato aperto nel 1995 grazie alla Fondazione San Giovanni di Dio, che ha avuto però l'aiuto di tutta la cittadinanza di Fondi, come a quanto pare anche oggi vedi tantissima gente qui, tutti sensibilizzati a questa esigenza. Noi stiamo avendo un ulteriore sopruso in questo momento, perché l'ospedale di Fondi ha una storia antichissima di oltre 4 secoli e dico, la gente non lo può perdere. Oltretutto, all'interno di questo nosocomio vi sono ottime professionalità che
che non possono essere mortificate per la mancanza di strutture operative. Tanto è vero che la Fondazione oggi, nonostante le difficoltà economiche che tutti viviamo, fa ogni sforzo per sopperire a tante esigenze e continuamente doniamo all'ospedale, ma di tutto questo non ci facciamo nessun vanto, né facciamo alcuna pubblicità, strutture continue, una è arrivata pochi giorni fa, un'altra ancora arriverà fra pochi giorni, non voglio dire neanche cosa, però siamo sempre stati vicino all'ospedale di Fondi e alle esigenze della nostra cittadinanza. Per noi è importante dell'Andos partecipare a questa manifestazione proprio perché l'ospedale, la salute è una cosa primaria, è importante per tutti i cittadini.
intercolata per l'ospedale di Fondi, alla quale tutti
chiamata verso la strada della Madonna del Cielo. Tutti voi scout e anche i gruppi sportivi, grazie. Di comuni che hanno partecipato a questa